Ex caserma Serena di Dosson. Entriamo per la prima volta all'interno del centro di accoglienza. L'ala è quella destinata alle famiglie afghane in fuga dal regime talebano, collaboratori dello Stato italiano messi in salvo insieme ai loro cari. C'è il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, venuto a incontrarli, il presidente della nuova facility che ha in gestione la struttura, Gian Lorenzo Marinese, arrivato appositamente da Lampedusa e che racconta l'aspetto che più l'ha colpito. Sono arrivate due persone in uno stato di età veramente avanzato, che dici cosa sono in questo momento, come hanno fatto a trovare la forza di lasciare il loro paese in un momento così complesso, come hanno fatto. Quanti anni hanno circa? Oltre 80 anni. È l'ora di pranzo, grandi e piccoli stanno mangiando, ma due capifamiglia ci parlano volentieri, sforzandosi di ricordare l'italiano imparato negli anni dai nostri connazionali in Afghanistan. È uscito dall'Afghanistan, era stato un casino, sono sacchi di gente, è stato filo, troppo persone, però era italiani, fatto aiuto, esercito, mi hanno chiamata, sono andato dentro aereo, poi uno giorno è stato in Kabul, dopo è passato Pakistan, Qatar, dopo è arrivato in Roma. Era 10 anni che del 2009 che era stato con gli italiani, però assistente PX. Non è una scelta, però sono obbligati a venire qui. Sono talebani, uccide gente che è stata con gli ISAF, NATO o fuori di Afghanistan, è stato con loro, uccidere. Sono passati noi qui. Hanno detto che dopo che è arrivato talebani è molto pericoloso per noi, per la nostra famiglia. Io con mia moglie e due figli siamo qui. Grazie a tutti gli amici qui, hanno provato tantissimo, tutti cosa. In Italia per sfuggire alla morte, ma già pensando a ricostruirsi una vita per loro e soprattutto per i figli. Io sto cercando per un lavoro, non voglio che rimane siedi. Io sono stato insegnante di università, voglio lavoro anche qui. E i miei figli sono studenti di medicina, io voglio loro per continuare il loro studi. Il soggiorno all'ex Serena dovrebbe durare poche settimane. Ma la struttura si dimostra nuovamente presidio del territorio, in un momento di emergenza noi ci siamo, offriamo la nostra assistenza e accoglienza e poi sarà compito della prefettura nelle prossime settimane, una volta che avremo finito tutte le procedure sanitarie, individuare altre soluzioni abitative per loro.